mi auguro che possano piacere queste puntate. Sono 7 sketch scritti apposta per Pegaso, che è un'università accreditata, prestigiosa e importante. E forse fare degli sketch di Tatore serve ancora di più per far capire quanto sia importante la scuola. Tatore, ecco, quando si tratta di scuola non lo trova mai, ecco, là non lo trova mai. Mi ricordo quando l'insegnante di geografia chiese a Tatore dove si trovano le Canarie, rispose Tatore: indagaiola. Mi auguro che vi possiate divertire e che comunque si possa ridere anche in un momento veramente molto complesso e complicato che stiamo vivendo. Quindi buona risata a tutti e grande mezzo. Carissimi colleghi, voi sapete meglio di me che il nostro, dico nostro, Tatore, è stato rimandato in 7 materie, quindi dovrebbe venire in questo istituto per 7 giorni a fare i 7 esami. No. E io ho la soluzione. Viene un solo giorno e si fa tutti gli esami. Un solo giorno, 7 esami? Sì, perché per altri 6 giorni qua non muovi proprio l'overeggio. Sono d'accordo. Siamo d'accordo. Io ero un amico di classe di Tatore, pensate io da quanti anni lo conosco. Non è più colpa mia, ma colpa sei tu. Voglio, ma nel frattempo ci volessimo mangiare un bello ciolò. Frate, ma chiamo Polo, no? Mi addosso trovo. A fratta maggiore. Qua, frate, fa una nocciola esagerata. Qua, è un grip, è una nocciola che sa bene nocciola, è troppo un grip. Brava, amico. E dato che ho sparato un bello ciolò, sai chi è? Frizzier, che addosso trovo? A pozzo, mammo! Ma una mandorla esagerata. Quella mandorla tanta, ne può mettere 12 cerle. Mi c'è chiappata a 15 cerle che con la mano sta rimbalzata. Giuro. Vicino a me, giuro. Frate, è saperto lo ponte mentre mi sto mangiando una frasella. E nata che ho parlato per la gelata, sai chi è? Gelone. E addosso trovo? Sotto pera! È pieno d'acqua. Ha fatto bolla! Il gelato è pieno d'acqua, se mi chiedi pizzaccia hai. Infatti, stiamo squagliando il muro. Voglio, forza, interrogazione! 1, 2, 3, 4 e 5, Tatore dentro! Avanti fuori! Avanti fuori! Avanti fuori! Ma c'è proprio sfumato! Cioè, tu faccio solamente che questo motorino tu non puoi trasire! Frate, questo motorino è un mostro! Forse non capito dove sono, c'è un mostro! Questo motorino deve più personalità e patata! Hai capito che è un mostro? Chi se faceva un runner? E come li chiama? Justy? No, Justyka! Buono! Buono! Sarò tutto in rotto, non sono tutto in rotto. Qua è il mostro sto mezzo, numero uno! Fa abuso su mezzo, questo fa abuso su mezzo, è numero uno. Lui che ne capi, Kiss è un archescienza, ma da pagare più personaggio. O frata, tuoi, a fratesima, carnato, cai, bollila, e t'ha trattato. Giusto per fare un poco, ricordare un po' un personaggio. Allora, io so che tu sei stato promosso in inglese e in latino. A me piace un latino americano. Ma io so che tu sei stato promosso anche in greco. Sì. Ma perché tu conosci il greco? E io praticamente sono 10 anni che vado in vacanza a Grecia. Ma io intendo, tu conosci la lingua greca? Sono promosso in greco. E poi tengo a mamma che è lingua madre greca. Ah! E di dove, mamma? Di dove? Di Creta, di Corfù, di Atene? Mamma è di Torre del Greco. Quindi praticamente sembra azzurro. Vabbè, Torre del Greco non c'entra niente, vabbè. Comunque, che cosa hai portato? Questo ho portato comunque la clonazione. C'è un paio di telefonino, cosa, fuori mano, poi non parlando. E tengo sotto su giù. Buono, mezzo ancora. Buono! Ho sentito il tato frum, è issa, mi impressiona, non è fuori, è issa. Vabbè. Parlami di questa clonazione. La clonazione! Cioè, praticamente la clonazione che è? Parla proprio papello come se fossimo frati, perché c'è andata a capire. Cioè, la clonazione, tu per esempio tieni un animale, poi per le pulpe tu fanno uguale, con cui stai dicendo, cofeffa, si giochi, cofeffa, scei! La gente si può domandare. Allora, che ti chiedi, giusto per fare una modifica,
Dico, se tu per esempio tieni un animale tipo cammella, visto che tieni un po' che la cobbo, scartirla la scoliosa, quando sputo, ma come fai una da voto vuole? Ma non mi c'è difetto! O fai una da voto, ci devi scartirlo, ma non andare alla palestra! Pure cammella, se fa solo anni, intanto tu hai certo che non si fa avrea nessuno! Se un cammello esiste, mi chiede per te lo colo! Poi che le spingi pure una consumazione, che quando beve, capito, sopra di cerio, buttato da coppa, è fatta a cammello! Cioè non può mettere manco un foulard in culo, capito, non è lina! Se guardi in due specchio, cammello fa difetto! Bella e buona esce un cavallo che è un mostro! Un cavallo là ci mette la sella a coppa! Un mostro! È il suo fisco! È un mostro con quella sella a coppa! Allora Ricky Pussu è una fan, un chirurgo veterinario! Cioè tu vai dall'animale, l'animale si si, ha fatto la dottoressa scaccia a brufo, faccio schifo, fai il dottore che ti sistema all'animale! Allora ti dico, esasci carabuto, comunque aiuto il cammello, aiuto la tranquillo, prima lo cammello si va a giraffa, e te giraffa vicino a me, senti mi ha suai, tengo un collo che è 4 km frate, ma che già fa? Già fa un casella, che già fa questo collo? Piggio ben muliva, e tu mi che mi era 40.000 euro, t'apposto, e ta giraffa, 35 di donghi e 5.000 euro e metà tartaruga, c'è una piezza che avanza su mettesi, a me ne tengo poche soddisfazioni che la tartaruga comunque non può fare niente. Comunque bello buonetto con me, c'è tu qualsiasi cifra, ma dammi un beduina, qualsiasi cifra. Wow, a me l'ha scelto con certirina, ti ne vici il tirino con a me l'esagerata. Un primo lo racciappo cavallo che sa di già. Bello e buono, ciappai un cavallo, c'è tu cammello, ma che le capa? Che è successo? Ma mira, se ne fu niente, te mi sono paraocchi. C'è tu cavallo, ma che le rifatto con me? Ma che le rifatto? Ma che le con me, le rifatto? C'è tu cammello, c'è tu cavallo. Ma tu ti hai visto, frate? Tieni sto naso che è tanta, tieni due narici tanta. C'è tuo cavallo, frate, volesse avere a te a trovare una puppetta in tuo naso con sto zoccolo, tu volesse avere pallina! Scienze, questo, penso più parati. Stavo in forma oggi. Fotonico. Ma che appare a mia. Icona. Ma io insegno scienze e sono fermamente convinto che la scienza debba andare avanti. Soprattutto se sta attraversando tature. Ecco, in quel caso deve andare avanti, prenderlo in pieno e soprattutto non fermarsi a soccorrerlo. Ecco, questo è fondamentale. Perché se è vero che per studiare scienze non serve un arco di scienze, per far studiare scienze tature serve la Madonna dell'arco. Per cui, parlando di clonazione, direi che clonare tature è assolutamente una pessima idea, perché si creerebbe un secondo tature. È già uno, credetemi. Assai. Vorrei tanti soldi a farci su una pila, per girarci sopra e godermi la vista, fare quello fa che non potevo fare prima, godermi panorama girando sta mista e dico vamonos, vamonos, ischido che anche se fa diavolo. Carissimi colleghi, voi sapete meglio di me che il nostro, dico nostro, dottore, è stato rimandato in 7 materie, quindi dovrebbe venire in questo istituto per 7 giorni a fare i 7 esami. No. E io ho la soluzione. Viene un solo giorno e si fa tutti gli esami. Un solo giorno, 7 esami? Sì, perché per altri 6 giorni qua non muovire proprio l'uovo reggio. Sono d'accordo. Siamo d'accordo. Io ero un amico di classe di Tature, pensate io da quanti anni lo conosco. Non hai più colpa mia, ma colpa sei tu. Ma io le lobby della capite che stiamo a casa, ma spesso. In due frattempo ci volessimo a fare una bella felicità. E mio frate, ma andiamo se macchia la braccia là. Oh, sta sfunnando. Fanno l'angus. La tartarra. Le patane sono surgelate. Allora, lui ha...
E andate che fa una bella pelle di carne, sai chi è? Chi? La tagliata a pozzuola. E mi metto ciò c'era 8 ore. Come arriviamo poi fino là? Non la tira come ti sta qua. E poi costa troppo. E andate che fa una bella pelle di carne, sai chi è? No. La tua carnalona. E chi è? Carnalona chi è? Un carnalone fatta carne cinese. Ah, hai ragione. Manzo di Kobe. Bravo. Costa troppo. Ah, paroccia. E andate che fa una bella pelle di carne, però la fa cotta, sai chi è? Chi fosse? Un carnacuttare. No. Ci vuole me? No. No. Non ti frega convinto. No. E andate che fa una bella pelle di carne, sai chi è? A tagliannina ciaiana. Qua fate, ma che rudata. A tagliannina ciaiana. Rudata. Qua tagliannina ciaiana, voglio fare una pelle di carne a tagliannina ciaiana, non si capisce niente. Ehi! Ehi, vai già! No, via! A me due, tre, fuori e tagliore dentro! Avanti, fuori! Qua, frate! E sa perderami la muzzucata coppa all'iPhone! C'è proprio accisa! Filmata, filmata! Ma non so fermo mai su motore! Fratezza, fermo mai su mezza, mai! È un mostro! Pensi che a su mezzo non fa benzina, va a champagne! Quando sta a riserva, non è che cerca Tamoil, la GPLS, io cerco Cristal Don Perignon! Pensa che sono tornato a casa, in tuo garage, ci ha chiappato un motorino con un bottiglione di champagne a mano! Sto, frate, ma che stai facendo? Mi ha risposto, sto facendo self-service! Un mostro! Grande mezzo, grande, big mezzo, numero uno! È un mostro, pensare su mezzo, è un mostro! Mire di non fare che spari in da luce, e non fare west! Fa abuso sto mezzo! Fa abuso sto mezzo, pensare, fa abuso! Oh, bene, Tatore, bene, benvenuto! Sessa, i miei sospetti! Sei preparato? Alla grande, allora ho portato, professoressa, ho portato Leonardo da Vinci. Oddio, sì, cioè, non hai sbagliato questa volta perché comunque Leonardo era un genio e quindi anche un matematico, prego, prego! Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci già da piccolino era un mostro. Cioè, Biggio si metteva là, creava, faceva. Una volta disse alla mamma, disse Leonardo, che stai facendo? Disse niente, mamma. A un certo punto sono uscito fuori di casa, ho visto una navicella con dei marziani. Certo, mamma, senta, Leonardo, te conosco, l'unica cosa che ho inventato fino a mo' solamente un uovo nei palla. Ma quando è che ti uscito un po'? È solamente farsi in da casa, che sta non mi piace, che sta non mi piace, che sta non mi piace, sposto un mobile, non mi piace come cucina. Certo, mamma, voglio dire che a mano poche, capito no? Perché Leonardo da Vinci era l'antenato di Bill Gates, nel senso che pure essere un po' caga Gates. Però Leonardo la cosa che teneva che era un mostro, un giorno inventò l'acquedotto, a mamma fui contenta. Un altro giorno inventò la bulletta, ho fatto cacciare, cioè, dai, tutti scemo, no? Che caccia si sono? Ci ha avuto la forza di facendo uffini guai. E a quel punto che fece allora Leonardo? Andò dal principe Sforza, che gli diede qualche lavoro. C'è Leonardo che non voglio che accettano i pesordi, abbiamo sentito, ma quando amarai? Dicette, sì, dovete non un bolso di spesa, un bolso di spesa, fa cosa? Ucenaca, le 13 agosto. Leonardo si mettette la piglia in guacciaia, una cosa esagerata. Ci ha portato, ci ha portato il capolavoro. C'è il principe Sforza, sì, che caccia, però non è stato mai piaciuto perché a tavola mi sono ricciuto, lo rimo lì. Oh, sono sempre 13 loro. Dicette, fratello, ma ti rendo conto, non capisci soldi che mi rata, ma che chi tu hanno coppa a tavola, un ruto furra. Ti chiami il principe Sforza e tu Sforza a cacciare, fratesimo. C'è il principe che aiuta, a massa, è in casa mia. Se vuoi a massimo ti do un fiorino a me. E caccia pur tu pane per casa, almeno che a mattino, frate. E c'è pur te mozzarella con fiorino. Ma ti rendo conto, no? Allora c'è il principe, se vuoi ti do qua della Gioconda, Gioconda a me. E caccia fa con quello travestimento di patata. Non farà mai successo quella cosa, ricetta. Che tu mi dici, mo te ne hai perché sennò chiami guardi. E là Leonardo inventò la cosa più bella del mondo, una frase che fece storia. Cioè tu prima, ti posso dire una cosa, frata? Ma piccio te basette stuta della paccara! Pallina! Leonardo da Vinci, professore. Buono mezzo. Fuori, fuori, alla grande. Fuori, di, fuori, fuori. Dai via, tu hai il motorino! È stato uno shock. Ma scassato. È sempre diretto, Tatu. È un top. No, non so se mi spiego. Leonardo da Vinci, un artista, uno scienziato, un matematico, il rinascimento italiano è Tador. O decadimento italiano. Cioè, i dipinti di Leonardo e lo spiringuacchie Tador. Quello è arrivato a dire che Leonardo sarebbe andato a male parole e ammazzato con principe Sforza. Una follia. Quanto ci manca Leonardo e soprattutto quanto ci manca una sua invenzione che possa finalmente dopo 20 anni liberarci dalla scuola, da quello spugnizzo e dal suo motorino. Leonardo, da lassù,
Ti prego, niente c'ha manatoia. Gop, è pigliati. Guardami panorama girando sta mista e dico vamonos, vamonos. Ischido che sembra diavolo e dico vamonos, vamonos. Io soy loco también magico. Carissimi colleghi, voi sapete meglio di me che il nostro, dico nostro, datore è stato rimandato in 7 materie, quindi dovrebbe venire in questo istituto per 7 giorni a fare i 7 esami. No. No. No, 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 no. E io ho la soluzione, viene un solo giorno e si fa tutti gli esami. Un solo giorno, 7 esami? Sì, perché per altri 6 giorni qua non muovi proprio l'overeggio. Sono d'accordo. Siamo d'accordo. Io ero un amico di classe di Tature, pensate io da quanti anni lo conosco. Non hai più colpa mia, ma colpa sei tu. Guardi, voi mi dice che mai ci fanno l'interrogazione. Due fratelli sono messi, ma fanno bello panino. Uno che fanno bello panino, sai chi è? E chi fosse? Fai male burger. Buono panino che ti schiatta capo. All'americano. Ma pure i punticini. Ma io basta che schiatta a capo. La bomba è pesante. E nato che fa nato un bello panino, sai chi è? A tu sannare. Quindi mo sto lavando. Ma metti certe schifezze dentro, mamma mia. Io faccio fatto un bello panino, pulla e tunninola. Pulla e tunninola. Tunninola, vai giù. Pensate che la maionese ha mettere di scorzo. Ma che la fanno panino bacon, maionese su pinglese? Lui ci riesce a fine mese. Poi io lo so che non si dice, ma un McDonald's. Andiamo da quello inglese. Sotto mette la musica. I tre biscotti. Ufra, ma mamma. Ma tu Sant'Anna! A Sant'Anna i palazzi! Chi le mette musica di Eminem? Però è di Sant'Anna! I palazzi! Ma non andiamo a mangiare da re panino! Sì, sotto sta la musica di Marrakesh! Frate, mangiamo il mio panino! A me che la caccia sta sotto, me lo fotto proprio! Mi interessa che la caccia sta in! Ma io mangio un lesso mio sombrero! Buono! Offro io! Meglio ancora! Si stiamo a casa! Ehi! Forza! Interrogato! 1, 2, 3, 4 e 5, ambe due entrambi dentro, dentro, forza! Eh? Avanti, forza! Uomo, wow, d'amore, proprio TikTok con tutte le ballette hind! Si vuoi! Statore, voi il preside che dice con questo frate, motorino? Frate, il preside mi ha dato ingraziato che ci ha portato questo monumento all'interno della scuola, capito no? Che chi sei un mostro? Fratesimo! Fratesimo! Sto mezzo va talmente veloce che se vengo a parlare a strada a un certo punto mi sono sentito sulla, mi sono girato ero tutor! E ha detto, frate, accompagnami a casa, tu sei capace di fare una fotografia! Grande mezzo, big mezzo! Mezzo fa abuso, questo non te ne rimarmette, te ne ribazzuca. Ho posto una cavalletta, te ne una cavalletta matrimoniale, la gente si cocca coppa. Allora, che hai portato? Ho portato a grande richiesta la storia di Peppe Garibaldi. Allora, parla. Peppe Garibaldi. Allora, Giuseppe Garibaldi praticamente vive sempre in vacanza a Gallipolo. Ci piaceva Gallipolo. Ormai si è imparato che lo posso e volevi sempre là. C'è tani tu, mamma mia, come fai? Sempre stessi cose fai, Peppi, mamma mia, andiamoci una coccata a parte, che se non ce ne ha mai, ci sta tutto a c'è Peppe Garibaldi, mi piace, è scomodo, pigliate la scafa, cosa, è un budello. Se fosse bello se fosse tutto unito, cioè che per esempio Ischia fosse unita all'Italia, non fosse isola, ricetta Peppe Garibaldi. Pensa in coppa tangenziale ci fosse l'uscito, Corso Malta, Pozzulo, Ischia, fosse più comodo. C'è Tanita, bravo, perché non uniamo l'Italia? C'è qual è il problema? C'è Peppe Garibaldi, a mamma e mille che stanno in due villaggi, si mette le camicie rosse gli animatori e chiama vogliono l'Italia, che mi fa il tuo frate, a fratesimo, tu quando bobato, si fotte Garibaldi, si fotte, buono, ma suggerire la ricordo. A un certo punto disse Garibaldi a Tanita, allora sono tutto quanto pronto, c'è Tanita, sì, Vicenza bene, Vicenza bene, però stanno poco mucci, si è separato dalla moglie, Tonino bene, però stanno poco mucci, si è separato lo socio di un'attività, sì. Siete, ma Pascalone, vedi? Sì, vedi, però sono separati dai figli che stanno intorno. Ma non è nani? A mano in Italia c'è uno che sta insieme. E capita lo sta a mia.
belle buone mentre Steven Atteano, belle buone milanese, i bergamai, no, ma tu ne hai un'Italia, cosa? Che so figa, dice tu, no, l'Italia, noi siamo milanesi, pure messa su napoletana, c'è tanto, va via Garibaldi! Non sono da soli! Tu che vuoi? Tu a Napoli! Ma Garibaldi si è detto questa cosa, e te frate, ti dico solo questo, o Milani o Bergama, quando parlate di Napoli, trasite prima in da farmacia e accattate un colluttore, perché vado a sciacquare bocco, frate! Anita, bravo Peppe, ti trovo in forma, facetto, ottimo Peppe, che sa mette coppa Instagram, sa quanta like? Ani, c'è ciso tu su Instagram e sti like! Ah sì, quando che c'era Ferragni, ha lanciato le pantofole, ha fatto i miliardi, ma mamma lanciava il zucchero, si è buscata un'euro, ci ha buscato soli! Taci! Anita! E va a fare una granita! Disse Garibaldi, arriviamo a Teano. Arrivare a Teano è successa là la storia che rimase nella storia di tutte le storie delle storie. Vuoi le storie? Metto un coppa Instagram, c'è Anita, Natavoda! Garibaldi incontrò Vittorio Emanuele e disse, Vitto, io vado a traffico, c'è Peppe no, sono venuto per fuori. C'è disse no, sono venuto per un corso Vittorio Emanuele. C'è Peppe solo uno piacere. Morire che lo bar sta aperto, oggi non voglio in tua bagna. C'è Peppino, obbedisco. Peppe Garibaldi. Buono! Il professore è rimasto scioccato. Ha sfumato. Non me lo ricordavo così, Garibaldi. Datore, datore. 30 anni. Sono 30 anni che faccio il professore di geografia, vi posso assicurare che datore completamente fuori luogo. Povero Garibaldi. Gialli e viola, na boutique, ora comprare via Roma. Ora mi fumo gelato, prima me l'andava a prendere. Carissimi colleghi, voi sapete meglio di me che il nostro, dico nostro, datore, è stato rimandato in 7 materie, quindi dovrebbe venire in questo istituto per 7 giorni a fare i 7 esami. No. No. No, no, no! E io ho una soluzione, viene un solo giorno e si fa tutti gli esami. Un solo giorno, 7 esami? Sì, perché per altri 6 giorni qua non muovi proprio l'operecchio. Sono d'accordo. Siamo d'accordo. Io ero un amico di classe di Datore, pensate io da quanti anni lo conosco. Non hai più colpa mia, sì, ma colpa sei tu. Nel frattempo ci volessimo mangiare una bella pizza, frate. Vabbè, andiamo a due pizza a pizzetto. Ottimo, grande pizza, eh. No, no, la pasta è troppo alta. E mettete i tacchi, vedi? E andate che ho fatto una bella pizza, sai chi è? Chi? Guarda, vedi la figura da sola. E fosse una volta. Fosse una volta. Ma mia levitazione là non mi convince. Levita poche ore. Ma poche ore, 10 anni era la levitazione. L'ultima zuttra su un tuo ristorante, c'è tu quando ti immagini aspettare? Ma è 9 anni. Non levita la mamma. No, la buona mamma era la nonna. E la tua caffanata bella pizza, sai chi è? No. Un furno corso Vittorio Emanuele. Sì, ma quando mi mangia, non è inesita. È bimba. Oh. Ma io, voi sapete chi ci sta? È stato di nuovo. E va là picchio. Oh, la pizza è troppo bassa. E scende 7. E nato che fa? Nata bella pizza, sai chi è? Franco Pipa, frate. Franco Pipa numero 1. Ma ci vuole un'ora e mezzo, è arrivato Franco Pipa. Tu tieni l'interrogazione. Frate, se ci ti chiamiamo e se perdono telefonino con tutti i messaggi la comara mia inda. Si dica che chiamiamo fratesimo, è a Sanguilla, è Sanguilla. Uomore che sta l'interrogazione. E balla a fa, ma. Ma no, tu hai fatto l'interrogazione! Con 7 anni che viene rimandata, 7 anni! Non è lui, me ne parlo, fra! È tutto sempre in delocale, te lo... Non è lui, ma qual locale? C'è mai più che è innamorata a me! Mi viene quando paghi in delocale, a voi che non mi parlo per una settimana! Ci vai spesso nei locali? Una volta a settimana! Ci parla a Maria Cianca! Buono! Buono!
Big mezzo, big, grande mezzo. Su modello del 85 anni. Pensate, una volta ci siamo buttati la scatola nera coppa, ci fatto un incidente. La scatola nera si è scassata. È statistica, raccontate quello che è successo. Che hai portato? Allora, professore, io ho portato come storia, ho portato i tre moschettieri di Alessandro Dumas. Facendo una gazzetta. I tre moschettieri. Quando è bella e buona la regina, c'è te mangiare la mia casa, perché questa casa è chi non merita. C'è te voglio andare un castello. Bella e buona la Tecno Castello. Regina, si è liberata una casa per voi. A un certo punto, chi siete a parlare con la regina? C'è la regina, ma mi piace questo appartamento, però è troppo suagno, fra. Se bella e buona piglia bene cocco, non sono soli da suo castello, che ce la fa? Che ti sente preoccupato? O chiami come protezione la nuova lince, o chiami tre moschettieri. C'è la regina, quando mi vengono a fare questi tre moschettieri? C'è chi lo prende, non mi occupa, per una magnata di fama, che se non fate canna fuori locale, ma i locali stanno chiusi. Non ti preoccupare, chiamalo. Chiamami i tre moschettieri, belle buone, si sta presentando in due parcheggi. Sta presentando in due parcheggi, boom, chi? O parcheggiatura abusiva. C'è allora socio, c'è tagnando socio, ma che c'è mai avuto un'attività insieme, frate? Ma che ti ne va a partita insieme? C'è no, io volevo dire compa, ma perché mi hai battazzato, frate? C'è no, io volevo dire dottore, ma che ci va a tirare con l'ambulanza? Volevo una cosa a piacere, o piacere mi è catanavaia, fratesimo. C'è tu parcheggiatura, e come fai? Ui! E birra se ne faccio uai, c'è tant'anni oggi, stiamoci a contare che si fa in famità. Sai, io tengo un coppo qua sempre. È bella e buona, in tana assenza si fa la regina mezza nura. Ma fa parlare nel suo motorino che è qua giù. Ma poi tengo il big papo a forno, una bella coscia, un bello quarto così. C'è tant'anni oggi, chi ma via. C'è te porto se frate, sì, che caccia però, Sempre uno per tutti, tutti per uno, solamente quando ti non rebata. C'è te quando è cosa su buono. C'è te ragione, portos. Allora c'è da regina, cosa avete portato? C'è da Aramis, noi abbiamo tre lance, disse Portos, noi abbiamo quattro frecce, disse D'Artagnan, tengo le spade, c'è da regina, tengo una puttana a coppa, spacca! Bella buona un rumore fuori la finestra, si affaccia D'Artagnan, c'è Aramis, eh? Aramis, eh? Aramis, la macchina, non la trovo più, questa se l'ha fottuta! C'è da regina, ma che cazzo, questa mi era andata a vendere a me, o frate tuoi, e cai a fratesima! I tre moschettieri. Uno. È un tsunami mara. Mostro sacro. Pazzesco. Mi sembrava preparato, a modo suo. Quando mi ha detto che voleva parlare del libro di Alexandre Dumas, io non ci potevo credere. Uno straordinario drammaturgo francese, nato nel 1802 e posso sicuramente dire morto due volte. Nel 1870 e oggi, durante l'interrogazione di Tatur. Ora comprare via Roma, ora mi fumo gelato. Prima me l'andavo a prendere, il mio cuore l'ho già dato. Carissimi colleghi, voi sapete meglio di me che il nostro, dico nostro, dattore è stato rimandato in sette materie, quindi dovrebbe venire in questo istituto per sette giorni a fare i sette esami. No. E io ho la soluzione. Viene un solo giorno e si fa tutti gli esami. Un solo giorno, sette esami? Sì, perché per altri sei giorni qua non muovire proprio l'uovo. Sono d'accordo. Siamo d'accordo. Io ero un amico di classe dittatore, pensate io da quanti anni lo conosco. Non hai più colpa mia, sì, ma colpa sei tu. Voglio nel frattempo ci volessimo mangiare un bello sushi. Frate, ma se sta buttando Tokyone? Ma che è su Tokyone? Tokyone, Noru, Tokyone. Fanno bello sushi e sta sfumato. Sì, ma non sa di niente. E' andato a fare un bello sushi, sai chi è? Chi?
pizzusci. Ah, è cambriaca mia, andalo. Ma l'accetta non li viene che nichiri, è caro. Ma lei mi ha fatto vomitare. Frate, immagini fatta una tempura di pizza fritta, cicle, ricotta e sashimi, ma ci ha ricreato il ricco. L'avvocato. E l'avvocato le ha chiamato, ma può denunciare. Vedete che ha fanato un bello sushi, sai chi è? Chi è? Sashimi stasera. E infatti sashimi stasera, in tasso un progetto c'è mamma mia una cosa. Forza! Interrogazione! Avanti, fo! Avanti, for! Ma frate, e sa perdere lui che ha indotto una sgocciolata! Rindo un bicchiere di vitra! C'è proprio accisa! Attore, la scuola è importante! Mi piace che la scuola è importante, mi dici a me! Infatti vieni arriva che la scuola qui! Ah. Mi serve la patente perché ci ha portato... La macchina? No! Umano? No! Aereo? No! Ci ha portato una voglia di mangiare un sushi! Un sushi! Un sushi! Un sushi! Un sushi! Ma frate! Come si suscettibile? Ma è un mostro sto mezzo, è un mostro! Numero uno! Fa abuso sto mezzo, fa abuso sto mezzo! A fratesima carnala! Allora, dimmi tutto, cara! Allora, racconterò i promessi sposi! Renzo e Lucia. Allora, Renzo era un'e mezza, mi facevo solamente tarantella. E mia mamma stava sempre a chiamare con lo spettacolo. Non carrava mai un orario. La mamma che diceva che è successo qualcosa, si chiamava guardia, si chiamava ospitale. Era un guaio passato sto Renzo. Lucia era una buona guagliona, a casa sistemata, pulizzata, tenevo vizio sempre, e teneva casa pulita, faceva 3-4 cani a stagione, inutile! Ma ci piaceva la pulizia. Renzo era un guaio, ma si erano innamorati. Ricetto, oh padre Lucia, siete, vai giù. Tu ti ha confessato, va tu donna Bondi, perché sa da capire se tu puoi con mia figlia. Se ti ha confessato Renzo, prima di lui si confessò Lucia. Donna Bondi la confessò, finì la confessione. Dice donna Bondi, nonni, a te per penitenza, tre padre nostro e Dio per Maria. E se ne viene. Andò la mamma di Lucia e si confessò. Dice donna Bondi, nonni, a te tre padre nostro e tre Ave Maria. Ietta Renzo. A cominciare a papatiavo, scelta donna Bondi, voglio a te, 5 anni a pusceriao e già ne condizionale. Si fa io brava. Scelta Renzo, ok, superato questo limite, ma che ci fa? Scelta donna Bondi, voglio, Don Rodrigo ha detto questo matrimonio non sa da fare. Rispunnetta Renzo, ma perché? Un ristorante sto occupato. Scelta va a parlare tu, Don Rodrigo, voglio dire che si può compito. E sta a parlare, e la prima cosa che disse Renzo, cioè te ne fai tacciare. Che te sei attigiano e te sei agitano. Tu sei un scemo, o sanno tu quando pure l'innominata. Che non dice niente, ma so perché sei tutti scemi, capito? Fai tacciare. Cioè te, Don Rodrigo, ma tu non ti devi parlare lontano. E capite che hanno inventato in mascherina grazie a te, perché quello che ti filate combinato. Cioè te, no, ma io, sai, c'ho dentini da là e dentini da là, ti 85 anni, hanno fatto la ricotta. Quando le caro rende, non le ha messo sotto cuscino, ma andano cannuola! Hai capito, no? No, ma io tengo dente di giudizio, il giudizio mio è cata fiduciato. Don Rodri, hanno stato tu quanto, ha rebutato. Don Rodri, attesa da caro non rende. O rende, diciamo, su un cascello in danincupo, sto pigliando una poca in aria. Don Rodrigo si è incazzato. E tu, quando parli ne asciata? Frate, l'importante è cacciata tu, per quello che stai combinando. Don Rodrigo pigliate quello se mettete in danano. Cioè, allora non vengo proprio. Bravo! Cacci sordi, ma non paniglia. Finalmente fecero il matrimonio. Renzo e Lucia entrarono nel ristorante. Si avvicinò donna Bondi che vide che usciva dal bagno Renzo. E disse donna Bondi, ma che dire che sai che niente, siete emozionati. Cioè, no, donna Bondi, ma ci fanno dei conti e busto. I promessi sposi. Oh, frata! È un brillante. Mito. Guarda, mutato. Mi ha colpito. La scuola è disciplina. E lui che fa? All'improvviso mi inizia a parlare dei promessi sposi. Sia chiaro, capolavoro inarrivabile del Manzoni, tra i più famosi scritti in lingua italiana. Ma questa è l'ora di religione. Che c'entri i promessi sposi? E lui? Eh no, perché quelli si devono sposare in chiesa. I promessi sposi, capolavoro del romanticismo italiano. E tu me lo riduci a uno sposalizio. Ma mi dovete credere, gli sposi, se l'avessero saputo, sarebbero già divorziati. Nel mentre si parla, non rido, però intanto io inizio a me. Vorrei tanti soldi e farci su una pila, per girarci sopra e godermi la vista. Fare quello qua che non potevo fare prima, godermi panorama girando.
Carissimi colleghi, voi sapete meglio di me che il nostro, dico nostro, datore è stato rimandato in 7 materie, quindi dovrebbe venire in questo istituto per 7 giorni a fare i 7 esami. No. No. No, 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 no. E io ho la soluzione. Viene un solo giorno e si fa tutti gli esami. Un solo giorno, 7 esami? Sì, perché per altri 6 giorni qua non muovire proprio l'overecchio. Sono d'accordo. Siamo d'accordo. Io ero un amico di classe dittatura, pensate io da quanti anni lo conosco. Poi ci siamo organizzati a fratesima, ma come fai con questo cavolo tutto questa interrogazione? Oh, che la fa talmente cavolo che i libri se ne fui a copertina. Frate, a copertina, fa talmente cavolo che mezzo vicino a rotta, se levo come tu mi ha fatto un bello con lei. E diamo un barricino. A barra. Ma frate, fa una triscia che ne manca sa su barbiere, tangare. Oh, Rioshi si squaglia e muore, una capata. Troppo burro e poca Nutella. Ma viti, gli ha cattato un plasma e ho schiatti due buccacce di Nutella di sotto problemi. Ci mi ha fatto un bello connetto a mammellata. C'è. C'è, ma pure muovere perché voglio menare. Professoressa. Sanno i professori, aeroporto, questo motorino. Oh, lui, aeroporto, mi hanno ringraziato. Capite che questo motorino fa sfilato, chi si sfila? Il San Laurent, Dior, è un mostro, è fotto questo motorino, è fotto. Ma pure un motorino mio sfila. Lui, tu tieni un motorino, lui, tu tieni un chihuahua che roto, frate. Chi sei un motorino? Un motorino mio è fotto. Ma che fo, che sfila, ma che... Lui, un motorino tuo sfila, il cazzo è tre signori che pedala quando passo con motorino, vai! Uno! Ma per esempio mi sono vestito un po' sobrio per voi, perché sapete che mi fa piacere, cioè, quando state voi, cioè, anche se per me voi non doveste essere insegnante di filosofia, ma doveste essere insegnante di scienza. No, nel senso di pietre, minerali, pietre, una preda. Come una preda? Sto parlando di stato zitto. Comunque per esempio ho portato il mostro insieme a me, è un mostro. La ci ha buttato sì, no, a Datrasì, a fratesima a Datrasì, perché è un mostro. Pensa che se mentre si fa cammanando, ho parlato a strada, a un certo punto è passato un Kawasaki GPZ. La guardate e poi chiudo annanzi. Ho messa angucciata a freva, l'ha seguita e l'ha superato 15 volte, andate e ritorno, andate e ritorno. È passato l'ultima volta a Nanzuca Vasaglia e tu mezzi mia e tarovaia. Mingerlina, arovaia, fai silenzio. Oh, Kawasaki, bravo, bravo, l'hai umiliato, su mezzo fa abuso, su mezzo fa abuso. Allora, per sa, ho portato, mi raccomando il voto, per sì, l'ultima volta vi siete un po' mantenuta, cosa, Tenete un po' il cuore di pietra, cioè tutto il corpo è di pietra, ma anche il cuore, cioè siete un po' con una roccia verde. Cioè comunque praticamente, per sorrì, la cosa importante che se non mi date il voto buono, ve lo dico, voglio farlo di confronto. No, ve lo dico prima, io non voglio avere... Cosa sta dicendo? Allora, la favola di Pinocchio, con Lodi, e infatti adenca con l'auto. Pinocchio! A un certo punto c'è Petro, su quattendo, ha avuto che faretta una pianta, c'è cioè, che già fanno figlio. Pigliai la pianta e la faticava, 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 e bella buona scelta Pinocchio. La prima frase che disse Pinocchio, c'è papà mura riceve, eh? Papà mucca da Netflix, eh? Sente papà mucca, ehi! E trovo il bacchere da casa, faccio diventare un solice piangente, e l'uomo frasca a mezzo, e quando dico frasca, tu non puoi capire. A un certo punto c'è, che può fare? Euro Disney, che può fare? Vabbè, compagni, metto qua, tu che può fare? Della mandaccia! C'è, sente papà, voglio scrivere un caccetto, mi piace qualcuno, voglio diventare un quadro. Ho scritto qua, c'è, dopo 3 giorni Pinocchio tu non hai niente. Che è successo? Pino, niente, papà ci ha fatto visita medica, che è il dottore? Che ti? Forse ti ha visto i polmoni? Ha detto, no papà, hai visto io qua? Ha detto, campo su qua, ma come ti voglio? Tutti non toccano, papà ci tengo il cosciolino, ah, mi sono buono, però, ma come si può mettere qui? Tu sei fotto, ma che parlare con mister? C'è, aspetta, ti ha parlato con mister?
Tutto quanto, mentre prete una ceppetta che tra si vindossi una coppia spartuta, chiamava una ceppe, ti ha girato l'anticipo dei mobili, ancora me le fa, ti hai schifezze e te fa legname. Ceppe, la coscia rotavola, ti hai spazzato, ceppe, c'è un momento, ma ci va a parlare con commissario. Cioè, vedete, parla con commissario, ti sentite? E anche affidiamo che era un gusto, senza offesa, commissario, ha fatto qua cane e porci. Cioè, ma affidiamo lo lasci di qua, ma non perché sono un covato, a me queste cose mi piace, ma come che non lo lasci di qua? Cioè, no, ma io lo posso fare, ma come può fare? Ma per niente mi zio quando mio figlio? Cioè, sì, se ho spezzato il coscio può fare palle e con una si può fare traversa. Cioè, tu vada, ci capi detto cose, poi essere tu una rete. Però tu si fa aspettando per sapere padre che dici. Cioè, papà, dai il tuo mistero, e te niente, poi tu qua, cioè, non c'è si buono proprio, so, amico, ti metto a mezzo, ma che ti metto a fare a mezzo, buono proprio, e se niente. E chi è t'ha da fatina? C'è t'ha da fatina, fatina, ma tu può fare proprio niente. C'è t'ha fatina, e caccia fai, ci hai fatto perdere la bulletta. Hai passato un anno, mamma tenia lo cotino, ehi, mamma tenia io! Niente, come hai scelto là dentro di arrestare una pinuccia? Cioè tu mi arrestare una pinuccia, un rossone se veniva il partito, perché se aveva una capire in gamma, e mi ha detto nice. Chiamai subito fatto. Cioè tu mamma mi hanno arrestato, ai io, ma me ne ha culato e ha scelto solo con te. Ma hai passato un anno, come si andava con te? Ma te lo sai? Niente, papà, sono cacca, allora, innanzitutto in bocca a lui, cioè ti sono, papà, in culo alla balena, aspetta, ma ti venga a pigliare! O è tappiggiato? C'è tappiggiato, rimma verità, papà. Ma che è successo? Niente, papà, comunque bello e buonissimo, camminando, ma fermate un signore. E ti viene con me, si chiude in America, si chiude in America, papà. Si chiude in America. Poi bello e buono, ci conosciuto una bambina, ci fate tre figli. Tu sei legname, che hai fatto questi figli? Che hai fatto i bonsai? Sì, papà, a un certo punto ci fate i figli e poi si mette in casa a Macerata, ma ci piace una casa a Macerata. Macerata, l'anticipa. No, papà, non potete. E venuta, c'è età. Tu c'è solo Paolo. Questa palla che è da crescere un'asia, reccia e puro ritorno europea! Fratesima! Qua pessori! Ricordiamo che è stato rimandato in sette materie. Ma caputtato a tutto quanto! Pazzesco! Per me quando parla è un evento. A proposito di legno, Tatore mi viene a parlare della storia di Pinocchio, del libro più famoso del mondo, della metafora del burattino che ci racconta chi siamo e del perché siamo qui. E mentre l'ascoltavo mi chiedevo, è vero, perché sono qui? Assurdo. Carino ma assurdo. Ora mi fumo gelato. Prima me l'andavo a prendere. Il mio cuore l'ho già dato. Ma di palle non da vendere. Carissimi colleghi, voi sapete meglio di me che il nostro, dico nostro, Tatore, è stato rimandato in sette materie. Quindi dovrebbe venire in questo istituto per sette giorni a fare i sette esami. No. No! 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 E io ho la soluzione. Viene un solo giorno e si fa tutti gli esami. Un solo giorno, sette esami? Sì, perché per altri sei giorni qua non muovire proprio l'overecchio. Sono d'accordo. Siamo d'accordo! Io ero un amico di classe di Tatore. Pensate io da quanti anni lo conosco. Non è giù colpa mia, ma colpa sei tu. Ma fanno bella aperitivo. Frate, chiama tu happy hour, arrabbiaia. Happy hour. Happy hour. Sa troppa casa. Non è vero, si riesce a trovare da mangiare. Oh, ma giù, happy hour. Ma giù, appigliate a bruschetto, diamo una pette palumma in, frateria. E andate che fanno tu bella aperitivo, sai chi è? Mangia bene, metti la lima in due piccine. Bravo. Ma costa assai, io, frate. 20 euro, una lima in due piccine. Ma frate, 20 euro, mi metto una oliva, mi metto un pollone. Voglio un altro numero uno a fare già per te, sapete che? Gianni è fuuto numero uno. Voglio una volta tu Gianni è fuuto. Stai Doriuno. Ora un Doriuno, Doriuno. Ora un Doriuno, sto Doriuno. Ora sto Doriuno, ora un Doriuno. Mi scatta vicino tavolo di un buffet. Ha scelto cameriere con passo in mano che è mulignano. E mi mangiai. Può bella e buona cetta, tu cameriere, bella e buona cotimbala. E mi mangiai.
Poi per le pure c'è la tua cameriera fitta di maccaroni, e mi magnai. Poi per le pure c'è il tuo padrone con la mazza a mano, e mi squagliai. Ah, così non mostra, dato wow, frate. Ma votanno, frate. Ehi, interrogato, datore. Quasi, trasso. Un tocco ciubino, non è lui. Su ciubino ci pavate 10.000 euro, frate. Non è che da lei qua non ci pavate 600 euro. Frate, a me più o meno tocca. A te è d'occasione. Buono, buono! Grande mezzo, big mezzo, ottimo mezzo. Oggi ci faccio una dedica a Sumodorino, parli già come leopardo. Giustamente netto solo in leopardata, ma leopardata viva! Niente di meno, ci vanno 20 euro di benzina e 50 euro pure a magna sto serlina. O frate tuo, a fratesima! E allora, dottore, di che cosa ci vuoi parlare oggi? Giacomo Leopardi. Ciao, come va? Non voglio uno proprio pessimissimo, ma mamma mia, si stava sempre a terra, i compagni vanno a casa, già, ciao, mi scendi un po', sta sempre tappassata, ha ripigliato un po', con scarto là, e voglio dire, già ci stiamo ciò, no, ui, invece già come? Cioè, già come, ma non è così, ma te che mi sono guaiato, qualsiasi cosa faccio è ciorto. E di meno a me se mi viene una iatta nera, sputo in terra, sarà a te se va a fa biondo, mi sono guaiato, voglio uno. Cioè, come, tu ti hai ripigliato, se no, vuoi fare una cosa, vattene a tu Silvia, che la vogliono che ti piace, a figlio cucina. No, oggi, ma che c'è fa caffè di cucina? Subito là non c'è cucciato niente caffè di cucina. Tengo fisica a cucciare. Che ne fa caffè di cucina? Non cucina niente caffè di cucina. A cucciare, come dice, adesso stai alterando. Vai a parlare con lei. C'è un bambino, lo va, devi dire che ti ha parlato a tu Silvia. C'è di Silvia. Mi aprirà, no? Ma dammi proprio Facebook con tutto in diretta ainda. Quando parlo con te mi sento proprio meglio. Perché sento proprio ottimismo quando ci stai tu. Cioè Silvia, mi sento meglio quando sei tu, vedi bene Silvia, vedi proprio bene, cioè, Silvia, sì, ma che bello, sì, dai, ci arrivi. E hai scritto un libro che secondo me è arrivato a mette cose, scassette cose. Hai scritto il passero solitario, certo Silvia, ce l'ha fatto del pire, chi lo ci parla pure con passa, arriva sempre tardi, chi lo ci parla, ha fatto un ebook. Tornai di compagna, era il sabato del villaggio e là si espresse il pessimismo di Giacomo Leopardi, che si divideva in tre persone. Il pessimismo personale, il pessimismo storico e il pessimismo cosmico. Il pessimismo personale. Voglio, andiamo a fare sullo campo. Pessimismo storico, già che la tavola non ha mai cucciato niente. Pessimismo cosmico. Voglio, arriviamo a cinque figure in merda. O frate tuoi, e caia a fratesima. Giacomo Leopardi. È schiaccato proprio a capo. È clamoroso. Mito. Dai, non può essere bocciato di nuovo. Che vergogna. Che vergogna, pensare che il grande Leopardi è stato sepolto a Napoli e se per caso io domani vado al cimitero, sono sicuro che non lo trovo. Ah, non, niente. Trovo un bigliettino con suo scritto Soggiuda Ischia Fetter, ma terreno per terreno, ma almeno non mi sento a chi. Oh, ma non lo dio. Ho parlato napoletano, ma com'è possibile? Vedete, vedete l'effetto che mi fa? Quello non solo non parla italiano lui, ma mi fa parlare napoletano a me. Così è pazza. Chiedo bene. Scusate. Vendere mata, lo dicono, chi vorrebbe essere me, nel mezzo si parlano, rido bro, intanto io vizio a me, vorrei tanti soldi e farci su una pila. Per personaggio si chiama Tatore, il nome originale è Tatore di lavoro. Mentre fino a molti anni fa il napoletano era tratteggiato ad acquerello, oppure ad esempio l'ultimo napoletano che ho amato follemente, quello di Troisi, era tratteggiato a matita, anche con dei chiaroscuri, quello di Alessandro è Tatore soprattutto, è pennerello, è proprio tratteggiato in maniera forte, vivace, di colori incredibilmente forti. C'è una Napoli che per molti anni ha pensato di essere due Napoli, l'alta e la bassa, su Napoli, dove stiamo registrando adesso, e giù Napoli, scendo giù Napoli. Napoli bene e la Napoli non mala, ma la Napoli scamazzata, la Napoli di ruta. Anche la comicità si è divisa quasi sempre. Tatore costringe le due Napoli a convergere su di un solo personaggio. Il suo look particolare, giubbotto smanicato, pantalone di tuta, scarpe alte, sembra quasi un personaggio della musica trap o trap, ma solo che loro sono trap, lui era proprio trappana, nel senso proprio di cafone, ma veramente all'ennesima potenza. Quando noi portammo Tele Garibaldi in teatro, all'ingresso di Tatore ci fu
un boato del pubblico. È una straordinaria e sorprendente invenzione, un intuito, un'intuizione, un micromiracolo della rappresentazione e della sapienza d'attore. Alessandro aveva intercettato fondamentalmente i nuovi modi di fare, il nuovo slang delle periferie e dei centri popolari, dei quartieri più popolari. Il napoletano culturale, il napoletano palatale, Bellil, è napoletano in senso unico, è napoletano ed è il napoletano moderno, anche nell'utilizzo di determinati vocaboli o di neologismi che lui inventa. It sent tum sient, che è il cellulare prima di Facebook. Immaginate ora Tatore alle prese con Facebook e con i social media. Sarebbe uno spettacolo incredibile. La forza di Tatore, se posso definirla la forza di Tatore, era che era sempre irruento, veloce, un po' cattivo nella sua comicità e soprattutto aveva un ritmo vertiginoso sullo stile e sul tempo comico. E soprattutto aveva creato quello slang che spesso riduceva le parole saltando molte consonanti e arrivando a creare un suono che di per sé aveva un ritmo ed era comico. Fratello, onesto, sono espressioni che vengono utilizzate oramai da tutti i ragazzi, li affratellano e se uno gli parla in italiano quasi non lo riconoscono più come linguaggio, riconoscono quello dittatore. Inizialmente non mi capivano, mi ricordo quando mi esibivo spesso in alcuni posti, ma stesso anche della campagna, cioè, no, ma tu parli troppo veloce, noi non ti capiamo. E invece era proprio quello il ritmo della strada. Mi ricordo che una volta fu definito questo personaggio un Pulcinella underground, forse era vera questa definizione, era un Pulcinella perché forse ricordava un po' delle vecchie maschere tradizionali di tradizione di Napoli, ma dall'altro lato però c'era anche questo underground, questo effetto metropolitano di strada. E Tatore è un personaggio che racconta la strada e la porta poi al grande pubblico. Tatore ha la consapevolezza dei tempi che vive, 20 anni fa come oggi. Tatore è un personaggio che ancora oggi i ragazzi, i ventenni, gli adolescenti, diciamo in modo particolare, utilizzano molti dei termini usati da Tatore, lo apprezzano tuttora, lo vanno a cercare su YouTube e vedono con tanto divertimento e passione gli sketch che hanno fatto appunto la storia del personaggio e hanno lanciato Alessandro Siani. Perché comunque è contemporaneo, quindi non può finire come fenomeno, è assolutamente vivo e vivace da sempre, per sempre. Un'altra cosa che adoro di Tatore è la metropolitana, cioè l'impianto scenico. Tatore vive, tra virgolette, in metropolitana, che in quegli anni era l'elemento scenico, l'elemento di collegamento della città. Oggi è la nostra croce, no? Immaginatevi Tatore oggi in metropolitana che dice «Guagliù, ma sta metropolitana non basta mai, veramente mi state mettendo in difficoltà». È talmente che è stato seguito questo mio personaggio che mi ricordo nelle mie esibizioni allo Stadio San Paolo oppure a Piazza del Plebiscito che c'erano dei boati all'uscita del mitico Tatore, sia del mitico Tatore e anche del suo mezzo, grande mezzo. Tutto sto piacere della riuscita è un'alchimia che non si può programmare a tavolino, secondo me. Il rischio di consumare un'invenzione come questa. Non si è consumata. E da questo punto di vista mi piacerebbe proprio rivederlo. Poi da un'altra parte dico, ma chissà, forse si perde, cioè è passato troppo tempo. Poi scendo in mezza via e mi rendo conto che il tempo non è passato, perché per la comicità il tempo non passa, è un linguaggio unico, un linguaggio solo. Quindi c'è una linea di continuità tra Siani, il Tatore di Siani, e tanti altri comici napoletani della sua età e anche, diciamo, andando a ritroso nel tempo. E questo fatto mi piace.